insomma, adesso siamo all'estero, si può dire. Assiste. Vabbè, io e Flavio siamo amici da una vita. Io sono cresciuto con i film degli anni 80, sempre adorato gli anni 9 settimane e mezzo, sapete. Più che altro i Goonies, le commedie, le parodie tipo L'aereo più pazzo del mondo, quel genere lì. E mi sono sempre piaciuti perché mi facevano ridere. E sono diventato molto fare il regista perché mi sarebbe piaciuto vivere quelle emozioni. Però la vita reale non avevo. Io quando ho cominciato a filmare mi sono reso conto che non bastava filmare per essere un Goonie, per essere un cercatore di vivere di una mappa del tesoro. Mancava la colonna sonora, mancava il ritmo, mancava l'antagonista. Da lì, inconsciamente, la mia voglia di costruire film. Ed eccomi qua, io di mestiere creo dei mondi, in questo caso adesso dopo tutte le persone che mi hanno dato fiducia, ho avuto l'onore di creare il mondo dei Frontalis, che è stato il mondo inventato da Flavio. E quindi è stata l'occasione per così dire, raggiungere un sogno. Quindi se questa sera siamo... stamattina. E beh, è buio, ad avere una sala piena di pubblico, vedere un prodotto ticinese fatto tra amici, con semplicità, modestia, ecco, vuol dire che questo sogno non è solo mio, ma è di un qualcosa che arriva in cuore. Dopo passo la parola a Frank, che è quello più interessante. L'ultima cosa che vi dico. Io credo molto nella risata, non c'è niente di più contagioso di una risata, anche se l'incazzatura è abbastanza, bel passaparola anche lei, però quando qualcuno ride mette di buon umore anche l'altra persona. Questo film qui è stato fatto per quello, cioè abbiamo tutto il tempo per seguire storie che ci fanno commuovere, questo film qui invece vuole essere un qualcosa che fa ridere, che ci mette di buon umore, in modo tale che chi sta con voi si metta, cioè venga contagiato. Questo è Frontalis Disaster. Ecco, Flavio. Applausi per il gioco. Allora, come diceva Alberto, io mi chiamo Flavio Sala, ho cominciato a lavorare a Rete 3 circa 12 anni fa e... Spero di andare a fine così, non ho parlato bene, l'ho ringraziato. Dicevo che abbiamo creato questo sketch, come diceva prima Alberto, in realtà col suo discorso sul far ridere, noi abbiamo creato lo sketch dei Frontalis, era uno dei tanti sketch audio di Rete 3 per la quale io e Paolo Guglielmoni lavoriamo, siamo andati a pranzo, io gli raccontavo che quando studiavo in Italia al liceo artistico, prima Accademia di Brera poi, mi succedevano delle cose quando tornavo in Svizzera, ogni tanto mi guardavano nello zaino, i doganieri, un po' la mentalità, cioè non troppo elastica di queste persone, mi dà sempre dipendenza da chi vecchi, perché ci sono quelli che sono veramente delle stelle e ci sono quelli che sono delle iene. Nella fattispecie era più facile prendere un dovenire Iena, quindi è stato creato Loris Bernasconi, la J è arrivata molto dopo. E Roberto Bussenghi, che era la sua nemesi frontaliera. Frontaliera perché non tanto per andare a toccare una tematica per la quale ci pongono sempre diverse domande, politicamente si è sempre molto attenti a questo problema, eccetera eccetera, ma perché serviva uno che avesse la scusa per passare tutti i giorni da lì, nonostante fosse continuamente smaronato da sto doganiere che tutti i giorni non lo riconosce, che tutti i giorni gli fa ripartire questo giorno della marmotta per cui gli fa aprire il baule e lo ferma sempre. Uno normale che va a fare la spesa a Bennett, dopo un po' dice vabbè, vado via, gli già ho fatto fuori da un'altra parte, ma uno invece che va a lavorare è costretto a passare sempre da lì, sempre da lì, sempre da lì. Come sketch ha avuto più successo degli altri, subito c'è stato un remind da parte delle persone, ha cominciato a dire ma l'ultimo che avete fatto, che forte, eccetera eccetera. Poi io ho insistito per poterlo realizzare in video, non ci credeva nessuno, questo va detto, perché c'è un po' questo problema, quando fai qualcosa che fa ridere, e Alberto ne sa qualcosa, non è serio. No, non tanto giustamente, non viene preso seriamente. Tu fai un film comico e dici ma muore qualcuno alla fine, no?
Ma c'è uno che fissa il soffitto durante il film facendosi delle domande introspettive che smarronano tutti tra quelli che l'hanno fatto i parenti del regista? E, no, allora non ti diamo la sovvenzione. E allora, così, a Locarno, per andare a Locarno devi essere mitragliato sulla ramina nel finale. Infatti non abbiamo, abbiamo un finale alternativo per Locarno in cui la palla esplode. Dichiara il Allah Baba, però è solo per lì, per il resto non sei. E dicevo invece che dalla facciata di tutti dividia, prima erano solo degli sketch all'interno di un programma del mercoledì, un santuomo l'ha registrato, l'ha messo su YouTube, ci siamo accorti che le cliccate erano tantissime per essere uno sketch girato in Ticino, è diventato un fenomeno, è stato fatto il DVD è stato venduto in beneficenza in collaborazione con le guardie di confine, il cui comandante ha dimostrato di essere molto meno ottuso di certi suoi dipendenti, nella fattispecie tale di Bernasconi, per cui è stata fatta una beneficenza che ha permesso di comprare la cosa di cui sono più fiero, è la prima beneficenza, quella che ha permesso di comprare l'autoambulanza per le cure primarie per i neonati in modo da poterli trasportare al Kinderspital di Zurigo dal Ticino in caso di brutto tempo quando la riga non può volare. L'anno dopo è stato fatto un altro tipo di beneficenza sempre sul territorio e poi è arrivato il Dex con l'ultimo e adesso siamo qui noi con un film e mi sembra incredibile essere arrivato anch'io, come Alberto avevo un gruppo di amici con cui facevamo i film, qualcuno lo sa qui, abbiamo sfruttato la casa di questo santuario per anni facendo la cantina di Dracula, l'ufficio del cardinale Richelieu per i tre moschettieri e altre ricchezze. E arrivare qui a vedere realizzato finalmente un sogno, vedere un film con una storia, oltretutto una storia che non annoia, perché spesso quando si prende tipo i Simpson, fanno il film dei Simpson, il film dei Griffin, il film di storie brevi, si rischia di annoiare perché si allunga il brodo, gli si mette per forza una storia sentimentale sotto per far sì che la storia regga, la trama regga, però alla fine esce e dice sì però io con le puntate rido di più. In questo caso la bellissima storia che hanno scritto Alberto e Barbara come sceneggiatura e poi dialogata da me e da Paolo è un concentrato che cerca di non perdere il ritmo e cerca di mantenere lo stesso ritmo degli sketch ma con una trama che si sviluppa dall'inizio alla fine, secondo me molto molto bella. Poi sarete voi a giudicare. Ecco, io da parte mia posso solo ringraziarvi, sono contentissimo di vedervi qua così numerosi questa mattina e se volete adesso traduco tutto in francese. Dopo informazioni di servizio facciamo la pausa, poi così siamo qua, noi guardiamo il film con voi che ci piace sempre guardare, sentire le vostre reazioni, poi a fine del film ci saranno i titoli dei generi, se ci daranno le luci, purtroppo non possiamo chiacchierare per una questione di tecnica, non andate via perché durano poco, però, 2 minuti di titoli di coda, noi siamo qua per le foto con la star e soprattutto con le chiacchiere. Okay, cioè, se avete domande quelle cose, ma proprio in un modo molto informale. Senti, col tuo pubblico? Ah già, sì, scusate. Che... Nell'era... Nell'atomica qua bisogna fare le cose. Per chi non lo sa, vi dico una cosa. No, lo dico la fine. E lui fa 2 personaggi. Sulle mani, Marco!